Bentornati nel podcast di Confcommercio Vicenza. L'approfondimento sui temi di attualità e di maggiore interesse per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Buon ascolto. Buongiorno, sono Massimo Chiovatti, responsabile dello sportello energia di Confcommercio Vicenza. Nel corso del 2022, ma anche nelle scorse settimane, il governo ha adottato provvedimenti a sostegno delle imprese a fronte dell'aumento verificatosi nei costi dell'energia elettrica e del gas metano. Facciamo ora il punto della situazione in merito ai crediti d'imposta in essere per il 2023, in attesa che siano definite nel futuro delle norme pluriennali in tema di costi energetici. Per quanto riguarda innanzitutto l'energia elettrica, la legge di bilancio 2023 ha previsto, in continuità con quanto era già stato previsto per il quarto trimestre 2022, un credito d'imposta per le imprese con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, le cosiddette imprese non energivore. Il credito d'imposta è pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023 e viene concesso qualora il prezzo medio dell'energia del quarto trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al quarto trimestre 2019. Trattasi, come vedremo di seguito anche per il gas metano, del più alto valore assunto dall'aliquota del credito, grazie alle richieste che erano state avanzate da Confcommercio. Per il secondo trimestre 2023, invece, il decreto 34/2023 ha previsto un credito d'imposta pari al 10%, fermo restando il requisito della potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. Anche in tal caso è richiesto che il prezzo medio dell'energia elettrica del primo trimestre 2023 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al primo trimestre dell'anno 2019. Passiamo invece ora al gas metano. Per le imprese, quelle diverse da quelle a forte consumo di gas, le cosiddette non gasivore, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2023. Relativamente invece alla spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2023, il credito d'imposta sarà pari al 20%. I crediti spettano qualora sia verificato in determinati periodi l'aumento di almeno il 30% del prezzo di riferimento del mercato infragiornaliero, cosiddetto parametro MI Gas. Vediamo ora le modalità di calcolo dei crediti. Si prevede ancora che le imprese non energivore e non gasivore possano richiedere al proprio fornitore di energia elettrica di effettuare lui stesso il calcolo dei crediti d'imposta, che abbiamo prima appunto riassunto, a condizione però che l'impresa nel 2023 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva in specifici trimestri del 2019. Passando poi all'utilizzo dei crediti d'imposta, ricordo che sia quelli del primo trimestre 2023 che quelli del secondo trimestre 2023 devono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023. Sono inoltre tuttora anche compensabili, con il termine del 30 settembre prossimo, i crediti riferiti al terzo e quarto trimestre 2022, maturati e non ancora utilizzati, qualora entro lo scorso 16 marzo sia stata effettuata la prevista comunicazione all'Agenzia delle Entrate. I proventi derivanti dai crediti non concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imponibile IRAP. Ricordo infine che lo sportello energia di Confcommercio Vicenza è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, nonché per il calcolo, anche per il tramite della propria società di servizi, dei crediti d'imposta che spettano alle aziende.